John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio di quanti trofei riesco a vincere in 5 anni con il Bologna. Prima di iniziare vi ricordo che questo è il secondo episodio, quindi è già uscito un episodio. Vi invito, se non l'avete già fatto, ad andare a recuperarvelo direttamente sul mio canale YouTube. Mi raccomando, fateci un salto, andate a dargli un'occhiata, lo trovate anche qui in alto nelle schede. È già uscito il primo episodio, partite dal secondo, non ha alcun senso, quindi recuperatevi il primo per capire dove siamo arrivati e come ci siamo arrivati. Ma non solo, vi invito anche a recuperarvi l'Atalanta, che è già uscita, quindi è già uscita l'Atalanta, e poi ecco il Bologna. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, arriviamo subito a 150.000 iscritti e lasciate tantissimi mi piace. Commentate qua sotto facendovi sapere quale volete che io prenda di giocatore in una prossima puntata. Stavo per morire. Vi ricordo che ogni giorno alle ore 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.35 esce un nuovo contenuto. Quindi mi raccomando, mettete la sveglia. E vi invito anche ad attivare il cervello su questo, perché ho aperto la possibilità di abbonarsi. Abbonandovi a 99 centesimi al mese, quindi veramente una cifra molto molto irrisoria, 99 centesimi al mese, avrete la possibilità di seguire la mia carriera allenatore segreta con l'Amburgo, che vedono solamente gli abbonati. Vedo che siete sempre di più, quindi non posso far altro che dirvi veramente grazie di cuore. Detto questo, trovate il link in descrizione per abbonarvi. Detto questo, andiamo a cercare di capire qual è la situazione attuale di questo Bologna. In porta abbiamo Cragno, io Cragno non lo vendo. Bardi come secondo è ottimo. Dramé come terzo fa schifo, prestiamolo. E terzino sinistro abbiamo Dykes, 71, 29 anni, e Aiki, 76, 20 anni. Ovviamente gioca Aiki che non si tocca, ma Dykes come panchina roba più che bene. Centrale abbiamo Teate, 76, 22 anni, anche lui è ottimo. Appena preso Luis Felipe, 81, 25 anni. Panchinaro Bonifazi, 75-26 anni. Binks, 72-20 anni. Anche Binks, insomma, mi sembra buono. Abbiamo anche Fabio Russo, 70-17 anni. E però io presterei, ha bloccato le offerte per sbaglio, presterei per mandarlo un pochino a crescere. E poi abbiamo Sumaoro, che va venduto, 75-30 anni, per fare qualche soldino. A destra abbiamo solo Mbaye va anche bene, però va preso un titolarissimo a destra, per forza. In mediana abbiamo Dominguez, 79-24 anni. E abbiamo anche Scouten, 77-25 anni. Noi giochiamo con due centrocampisti e sono sia Dominguez che Scouten, quindi tecnicamente bisognerebbe prendere un terzino destro e due mediani. Anche di panchina va bene, ma che siano due mediani. Poi abbiamo Nicolas Vela, che è stato già ceduto, Baldursson, che lo cedo adesso, Sansone sulla tre quarti. Allora, ricordiamoci che i tre quartisti sono tre titolari, quindi Sansone io lo vendo, 76-30 anni. Olsen me lo tengo assolutamente. Urbanski, Urbanski che ci devo fare, penso proprio niente. Con Svanberg io me lo tengo assolutamente. Urbanski, raga, lo prestiamo. Svanberg, Michel come panchinaro penso che vada bene. Vignato come panchinaro penso che vada bene. Barro come titolare, ottimo, è 80. Orsolini, va bene. Quindi titolari abbiamo Barro, Svanberg e Orsolini. In panchina abbiamo Skovolsen, Michel e Vignato. Perfetto, allora sulla tre quarti siamo messi bene. Cangiano va prestato, Arnautovic se ne andrà domani, Pagliuca, Petagna, Van Vonoidonk. Allora io Petagna lo vado a vendere, Pagliuca lo vado a prestare e Vonoidonk me lo tengo come panchinaro, gli rinnovo anche il contratto e vabbè, come panchinaro va bene. Detto questo, dobbiamo prendere anche un centravanti, quindi nella nostra lista abbiamo un terzino destro, due mediani di panchina e un centravanti. Queste sono cose che dobbiamo assolutamente fare. Cosa che dobbiamo vedere è il budget. 39 milioni, qualcosina si può anche fare con questi soldi. Mo va capita un attimo, magari ci impegniamo, magari cerchiamo di capirlo mentalmente. Vedrete che qualcosina si può anche fare con questi soldi, anche perché il budget non è di quelli bassissimi, a dirvi la verità. Arriva qualche spiccio dalle cessioni di Sansone al Southampton per 8 milioni e soprattutto Petagna per 22 milioni al Wolverhampton. Almeno riusciamo a fare mercato. E poi sono arrivati dei giocatori che avevamo cercato, appunto, i resoconti. Uno di questi è João Pedro, 80-30 anni, che è in scadenza e vale 20 milioni. Non sarebbe male, eh. Un altro calciatore interessante è Efti, Silvan Efti del Genoa, 76-24 anni. Saltiamo la procedura della clausola e proviamo a prendere lui, che secondo me potrebbe esserci molto utile se accettasse di venire da noi, 76 insomma. Però voglio uno Skovolsen e 3 milioni, io Skovolsen non glielo voglio dare e gli offro 10 milioni 750 mila euro. Ne vogliono 15, beh allora
La cifra non è eclatante, però secondo me si può scendere. 11, 15 secondo loro, no. Allora, vediamo 11 e mezzo. Vediamo 11 e mezzo se potrebbe essere la cifra giusta. Non bisogna proprio pensarci, vabbè, ci sta. E appunto, come vi dicevo, l'altro nome che vorrei prendere è quello di Joe Pedro. In realtà anche Vardy mi piacerebbe prendere, che vale 23, Joe Pedro vale 20. È vero che Vardy c'ha 5 anni di più. No, raga, 5 anni di più sono tanti, però. No, Joe Pedro. Anche perché Vardy lo rivendi quanti soldi ci fai. Invece Joe Pedro lo rivendi ci fai anche più di quella cifra. Allora, proviamo a scendere con 16 milioni di euro, che mi sembra un'offerta equa. Niente, tutti vogliono, tutti pazzi per Skovolsen. Allora, 16 e mezzo. Dai, Mazzarri, che questa è in scadenza. 20 e 07. No, 20 e 7 senza 0. 16 e 7, vediamo che dicono. 19 e 7. Io direi 17 e 2. Ok, hanno accettato 17 e 2, mi sembra ottimo. Mi sembra veramente ottimo. Prendiamoci Joe Pedro, che è una punta, vero? È un ATT, non è un AT, no? Perché sennò veramente faccio una cazzata e mi arrabbio, È un ATT, perfetto. Tanto qui il pollo sta prendendo, so cuocere il pollo, sta prendendo a testate il coperchio per cercare di uscire, ma può capitare. Ignoriamo la clausola rescissoria e andiamoci a prendere Joao Pedro. Allora, preso. Questo è un colpaccio, ragazzi, unico e raro nel suo genere. Intanto aspettiamo Efti, ma la punta intanto l'abbiamo presa. E se posso permettermi di dire, secondo me ci siamo abbastanza rinforzati rispetto che Petagna anche a livello realizzativo. Credo che Joao Pedro segni abbastanza. Quali sono gli obiettivi? Qualifica per una competizione europea, vabbè, non è difficilissimo, non è proibitivo, diciamo, nel senso non è facile, ma lo scorso anno, se non vado errato, ci siamo arrivati per tanto così, cioè non ci siamo arrivati per tanto così, quindi è una buona stagione e insomma possiamo replicarla. Intanto ci dicono inaccettabile per Efti, 15 milioni, riandiamo a trattare perché secondo me si può calare, dai, 12 milioni, 13 e 8, ci siamo, 12 e 8. Questa mi sembra l'offerta giusta. Fatti hanno accettato. Perfetto. Prendiamo Silvan Efti. Comunque, raga, anche lui è un colpaccio. In questo caso, prendendo Efti e prendendo Joe Pedro, ci rimarrebbe da prendere solamente i due centrocampisti. E abbiamo addirittura 36 milioni. Quindi, insomma, stiamo messi benissimo, direi. Ma benissimo, benissimo. Allora, ignoriamo la clausola. Offriamogli 30.000. Ok, vuole anche il bonus d'ingaggio. Preso Efti. Quindi siamo a posto anche lì. Adesso va capito a centrocampo come vogliamo muoverci, perché potremmo prendere anche un titolare, volendo, a dirvi la verità, guardando i soldi che abbiamo. Nel frattempo abbiamo la consapevolezza che Nketiah ci abbia 75-23 anni e è svincolato. E che fai, te ne privi? E no, che non te ne privi. Prendiamolo perché ci potrebbe far molto comodo da svincolato. E poi ci arrivano altre offerte che adesso andiamo a valutare. Raga, sapete chi sarebbe bello prendere? Manuel Locatelli. Per me sarebbe impossibile, sarà impossibile, però noi ci proveremo, anche perché è in scadenza. Quindi secondo me, se io offro 40 milioni, può essere pure che loro non scappino. Vogliono 52. Allora no, riandiamo al ribasso. Arriviamo con 40 milioni. Dai, 52, maledetti. Allora, scambio giocatori. Centrocampisti ne abbiamo solamente... Ecco, ho messo Barro, proponi altro scambio. Centrocampisti, raga, chi gli metto? Vignato gli posso mettere, però è giovane, cresce. Michel, no, Vignato. E 40 milioni, dai, sto facendo un sacrificio. 52 vogliono. Che palle. Allora, scambio giocatori. Centrocampisti, io dovrei da Scouten, che vale 12 milioni. E poi gli do però meno, gli do però 30... 35 più 12 fa 47. Sì, dai, ma non mi rimane un cazzo, raga. 30, 31 più 12 fa 43. Dai, mi sembra equo. Hanno bisogno proprio per pensarci. Raga, se riusciamo a prendere Locatelli a centrocampo, 84, tra l'altro è anche giovane, facciamo un colpaccio clamoroso. Ma un colpaccio di quelli clamorosi, ma clamorosi. Allora, fammi vedere che hanno detto. Tanto avranno rifiutato come sempre. Tanto abbiamo preso un KTA. Ok. Poi, allora, che cosa ci hanno detto con Locatelli? Inaccettabile, perché? 55! Ma sei una delusione, cazzo! Allora, rifiuto offerta. Non ce li ho quei soldi, che ce lo fa? Allora, intanto è partito Somaro per 5 milioni e 6 all'Udinese. Scusate l'insulto, ma quando ce vo, poro Somaro. Allora, parte anche Scouten per 16 milioni e 7, oltre al prestito di Cangiano. A questo punto i soldi, a meno che Locatelli non abbia rinnovato, in quel caso potrei prendere a testate qualcosa in modo ripetuto e fastidioso. Locatelli possiamo provare a prenderlo. Bene. Pare che però bisogna prendere anche un altro centrocampista, perché qui non c'è una lira, cioè non c'è più centrocampisti più che una lira. Allora, 45, dai.
Dai, 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 45. Loro ne vogliono 52. Ancora questi 52. Ma non avete capito che è scadenza? Non avete capito che lo perdete a parametro zero questo tra un anno? 46 e mezzo hanno accettato. Perfetto, questa è la cosa migliore che potesse accaderci. Locatelli si integrerà alla perfezione nel nostro centrocampo rosso-blu. Dai, raga, andiamo a vincere tutto con questo Bologna. Allora, quinquennale, assolutamente sì. Quinquennale, accettiamo. Ci sta, voglia. Andiamo a offrirgli 70.000 perché noi siamo il Bologna. Ok, lui vuole un bonus d'ingaggio. Preso, preso, preso Locatelli. Detto questo, vi dirò di più. Abbiamo pure i soldi per fare la panchina. In panchina prendiamo Pulgar, 76-28 anni, in scadenza. Secondo me riusciamo veramente a risparmiare una marea di spicci. Allora, gli diamo 5 milioni di euro. Vediamo un po'. Vogliono Vignato. Ma secondo te io ti do Vignato? Ma secondo me, boh, stai proprio fuori con l'accuso. 5 milioni, ti ripeto. Prendere o lasciare. 5.1, vabbè, prendo io 5.1, frate. Perfetto, perfetto. Pulgar è ottimo. Tra l'altro è un ex, se non vado errato. E quindi farebbe anche comodo, insomma, come discorso di ex a centrocampo. Allora, turnover. Voglia che... Oh, perché vuole essere importante Pulgar. Tra l'altro non mi tocca litigare con Pulgar. Io sapevo che finiva così, vabbè. 3 anni, vabbè, tanto gli altri cresceranno. Lui non giocherà mai e quindi... Va bene così, ma sai quante pretese c'ha Pulgar? Ma gli ricordate che insomma è Pulgar, con tutto il rispetto. Dai, preso intanto, preso a fatica ma ha preso. E poi mi piacerebbe, ma dubito che ci riusciremo, provare a prendere anche Gagliardini in scadenza, che insomma il suo valore ce l'ha. Allora, Gagliardini, se gli offro 7 milioni mi rimangono 66.000. Dai, accetta sti 7 milioni, niente, vogliono Pulgar. Ma io ho appena preso Gagliardini, no? Ora ragioniamo, io ho appena preso Pulgar, Gagliardini, ma ti posso dare Pulgar? 7 e 7, non so quanto prende sinceramente Gaglia, quindi proviamo 7 senza 7, hanno accettato, speriamo che i soldi bastino per chiudere il mercato anche con Gagliardini panchinaro, altro ottimo acquisto sinceramente, importante, vabbè è vero che a giugno lo prendevamo a parametro zero, però comunque si fanno delle scelte e questa è stata la mia scelta, ignora, allora... 60 gli possiamo offrire. Ok, accettato, perfetto, meno male. Allora, raga, un mercato secondo me assurdo abbiamo fatto, perché abbiamo Efti 76-24 anni, Gio Pedro 80-30 anni, Locatelli 84-24 anni, Pulgar 76-28 anni, Gagliardini 77-28 anni, Nkedia 75-23 anni. La squadra è top, cioè non è che non c'è nient'altro da dire. Qui gioca Locatelli e Dominguez. In panchina abbiamo appunto migliorato anche la nostra... le nostre seconde linee con appunto gli arrivi di Gagliardini, gli arrivi di Pulgar, ma poi punto molto su Nketiah anche, che comunque potrebbe crescere. Gio Pedro penso che tra un anno potrei anche venderlo se Nketiah cresce bene. Insomma, siamo in una situazione molto positiva, e positiva per dire positiva, non positiva in questo periodo generazionale, anche se abbiamo ancora 41 di overall, non capisco perché. Intanto vinciamo in Coppa Italia 3-1 con il Benevento, ma siamo praticamente in chiusura di mercato. Boh, aspettiamo di vedere solamente se si piazza qualche giocatore, poi ce ne andiamo a giugno, io metto i piani di crescita e vediamo se cambia qualcosa, vediamo se quest'anno la stagione ci sorride, perché insomma sarebbe molto buono. Ecco un'offerta per il prestito di Russo, per quanto mi riguarda se lo prendono, ovviamente in prestito secco e non con il diritto di riscatto, a me va benissimo, anche perché andrebbe a crescere, quindi andrebbe penso anche piuttosto bene pure a lui. Sta per iniziare il campionato, intanto accettano il prestito secco, l'Osasuna lo accetta. Stavo vedendo che il nostro overall stava salendo, è arrivato a 57 d'improvviso, ci è bastato fare un peto per farlo arrivare a 41 fisso. È arrivato a 57 con il mio peto, debutto in campionato a Firenze, vinciamo 0-2. Se il buongiorno si vede dal mattino, tanto prestato Russo, prestiamo anche Urbanski con la stessa formula. Io penso che noi possiamo tranquillamente a questo punto andare a giugno, vederci a giugno e sperare che le cose vadano esattamente come io me le sono sognate, quindi magari con un posticino in Europa e un miglioramento fondamentale in quella che è la storia del Bologna Calcio. Quindi andiamo a giugno, ci siamo, pronti via, ci vediamo tra poco. Allora, 1 giugno 2023, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Allora, vabbè, abbiamo perso l'ultima, abbiamo vinto 0-2 con la Fiorentina, abbiamo perso 1-2 col Cagliari, poi vinto col Venezia, con Inter, Napoli, Udinese, minchia, pareggiato con il Milan, vinto con la Roma, vinto col Sassuolo, vinto con la Lazio, vinto con il Torino, benissimo, novembre, pareggiato con la Juve, perso con il Genoa, vinto con la Salernitana, dicembre, vinto con Verona e Spezia, pareggiato con l'Atalanta, gennaio, vinto in Coppa Italia con il Napoli, ma siamo usciti ai quarti di finale, vinto con l'Empoli, la Samp, pareggiato con Torino e Lazio, perso con il Sassuolo, beh non stiamo andando male, febbraio pareggiato con l'Atalanta, vinto con Verona e Cagliari, perso con la Fiorentina,
marzo perso con Salernitana e Napoli, vinto con l'Udinese. Aprile pareggiato con il Genoa, pareggiato con Venezia e Inter, vinto con l'Empoli, vinto con lo Spezia, perso con la Roma. A maggio perso con Milan e Samp, pareggiato contro la Juventus. Siamo arrivati quarti in classifica, va benissimo raga. Abbiamo perso un po' di posizioni le ultime tre giornate, abbiamo rischiato di uscire da tutto perché, santo cielo, guardate i punti. Seconda Juve che arriva a 68, settima Fiorentina che arriva a 66. L'ultima giornata che cosa fa la Fiorentina? Scusate, no, non agosto, non voglio vedere agosto, voglio vedere... Sbagliato tutto, ma che è successo? No, non voglio vedere agosto, ma voglio vedere maggio. L'ultima giornata di maggio, cosa fa la Fiorentina per curiosità? Raga, assurdo comunque, eh. Allora, la Fiorentina pareggia col Sassuolo, quindi fa un punto solo. Il Sassuolo è sopra, quindi scontro per la Champions e anche fuori da tutto. L'Inter che arriva quinta, l'ultimo giorno di Serie A, vince 0-3 con l'Udinese. Il Bologna, che sono io, pareggio con la Juventus, che mi rimane seconda sopra, mentre l'Atalanta vince 2-5 con il Genoa. E nello scontro totale c'era anche la Lazio, che però perdendo con la Samp 0-1 non si avvicina alle altre. Una Samp che, do cazzo, ora la stai undicesima. Vanno giù Empoli, Spezia e Salernitana. Madonna, comunque che casino, assurdo. Assurdo, andiamo a vedere la nostra squadra. Allora, Cragno sale di 1, va a 83, vuole un rinnovo di contratto, noi glielo concediamo volentieri. Fa 38 partite, 0 gol e un assist. Dramé non gioca mai, sale di 2, va a 59. Bardi fa 3 partite, sale di 1, va a 75. Perché ha giocato 3 partite Bardi, io non lo so. Aiki, ottimo terzino sinistro, sale di 4, di 4 si va a 80, 34 partite, 1 gol e un assist. Dix sale di niente, 12 partite, un gol e un assist, ma c'ha anche 30 anni. Teate sale di 3, va a 79, l'anno prossimo è pronto per essere un fenomeno della nostra squadra. 0 gol e 0 assist, non gioca nemmeno tutte le partite. Gioca quasi tutte Luis Felipe, 36 gare, sale di 1, va a 82. Russo in prestito sale di 3, arriva a 73. Bonifazi sale di 2, arriva a 77, fa 28 partite, un gol. 12 la gioca anche Luis Binks, che sale di 2, va a 74. Adesso abbiamo Efti, che sale di 4, arriva 80, bravissimo Efti. Deve anche iniziare a fare un po' di gol o assist, però per il momento bravissimo. Panchina Rombaglie, che comunque le sue 13 partite le gioca, sale di 1, va a 73. In mediana abbiamo Gagliardini, 32 partite, sale di 1, va a 78. Pulgar, 14 partite, sale di 1, va a 77. 3 gol e 5 assist nelle 38 partite di Locatelli, che sale di 2, va a 86. 39 le gioca anche Dominguez, 3 gol e un assist, sale di 4, va a 83. Quindi 83, 86, 77, 78. Loro due sono un po' irati perché, no, irati l'arbitro, irati perché volevano giocare di più. Però qui abbiamo la possibilità in questo modo di renderli turnover e quindi va bene questo. Cioè, abbiamo Baldursson che sale di 3, va a 66, raga. Ma Baldursson, ma che ce devo fare? Vabbè, poi abbiamo sulla tre quarti Lottie Molsen, che a 23 anni arriva a 79 salendo di 4, 33 partite, 9 gol e 5 assist. Vignato, 11 partite, 1 gol e 2 assist, sale di 2 va a 76. Svanberg non sale, fa 4 gol e 2 assist in 26 gare. Musa Barro, 41 partite, 17 gol, 10 assist, sale di 4, va a 84, bravissimo. Musa Barro, ragazzi, veramente, veramente bravissimo. Che stagione che ha fatto, dopo vediamo se qualcuno vuole rinnovo. Michelle sale di 2, va a 73, 6 gol in 11 partite, anche lui tanta roba. Orsolini gioca solo 9 partite, sale di 2, va a 80. È girato di cazzo per il tempo che ha giocato, ma ci sta perché lui comunque c'ha 80. Quindi non so perché abbia giocato così poco, forse era rotto. Però in quel caso non mi spiegherei il giramento di cazzo, va bene uguale. Urbanski in prestito sale di 5, va a 62, bravo Urbanski. Cangiano sale di 5, va a 68, bravo Cangiano. Inchiediamo, aspettavo qualcosa di più. Allora, ha fatto 4 gol in 13 partite, non è male. Però sale di 1, va a 76, bravissimo João Pedro. Sale di 1, va 81 e va bene, ma fa 41 partite, 21 gol e 6 assist. Pagliuca sale di 3, va a 66. Vonoidon che sale di 2, va a 70. Raga, la nostra squadra è tanta tanta roba. Allora fatemi vedere se qualcuno vuole un rinnovo di contratto. Sì, tutti, allora Dramé lo vuole. Però ragazzi, ma Dramé, ma gente, non lo prendo a pizze, vabbè. Aiki lo vuole e Aiki invece lo comprendo. Dykes, Teate, Luis Felipe, Russo, Bonifazi, Binks, Efti, vabbè, tutta sta gente qua. Dominguez lo vuole, anche Dominguez lo comprendo assolutamente. Baldursson lo comprendo un po' meno, però è salito di 3, quindi una pacca sulla spalla gli va data. Diamo rinnovo anche a Olsen. Vignato vuole rinnovo e gli diamo il rinnovo, mi sta salendo il raffreddore, gli diamo il rinnovo. E poi penso basta, cioè, Pagliuca vuole un rinnovino, vabbè, se proprio insiste, top, piglialo, vuole pure una clausola, va bene. Ecco qua, questo è. L'anno prossimo dobbiamo senza alcun dubbio forse migliorare, senza alcun dubbio forse si può sentire migliorare forse la tre quarti, perché
Svanberg non sta crescendo. È vero, sta crescendo Olsen, però non sta crescendo Svanberg. Direi che l'anno prossimo prendiamo tre quartisti al posto di Olsen. E poi, mentre cresce Olsen, l'anno dopo vendiamo Orsolini. E forse l'anno prossimo siamo già pronti, anche se mi dispiace, a studiare Gio Pedro con un 86-80. Dobbiamo fare il grande salto l'anno prossimo. Dobbiamo fare il grande salto, è richiesto, lo faremo. Dai, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ditemi cosa ne pensate del mio Bologna dopo 2 anni. Se lasciate tantissimi piace, domani esce il terzo episodio, se no ve ne porto un altro diverso. Grazie e buon ciao, alleno come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.